la verità, perché nel primo tempo meritavamo sicuramente qualcosa in più rispetto al risultato di 1-1, rispetto alle occasioni create da entrambe le squadre. Siamo stati bene in campo, siamo stati bravi a recuperarla. Veramente un primo tempo di alto livello, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista della qualità delle ripartenze. Nella seconda frazione, purtroppo, questo gol preso all'inizio del secondo tempo su una situazione un po' strana, un po' anomala, un rimpallo, un tiro sbagliato che è andata sul secondo palo. E non c'è da dire che il secondo tempo non abbiamo iniziato bene, perché la prima occasione l'abbiamo creata noi, se non sbaglio, con Schiavi, e quindi l'approccio era stato giusto. Peccato, perché questo ha permesso all'Avellino di abbassarsi, di ripartire negli spazi con giocatori di gamba, e noi, soprattutto con la linea difensiva, che è stato il reparto che ho cambiato meno rispetto alla gara di lunedì sera. Probabilmente anche un po' di fatica l'abbiamo accusata. Non dimentichiamoci comunque che abbiamo avuto un giorno e mezzo in meno di recupero rispetto ai nostri avversari. Peccato, peccato, perché la prima frazione veramente mi lasciava ben sperare nel riuscire a portare a casa un risultato positivo.